Partiamo dalla prestazione individuale. Hai cambiato effettivamente il reparto offensivo in tandem con Budimir, avete firmato un pari comunque prezioso al di là della prova. Sì, penso che abbiamo cambiato l'atteggiamento della squadra, non è individuale, è la squadra perché abbiamo fatto un po' di meno in primo tempo, forse 20, non lo so cosa dire, ma secondo tempo abbiamo visto un po' di più i Crotone e dobbiamo continuare così. Quella prestazione dell'ultimo mezz'ora deve essere la nostra arma e forza della prossima partita. Abbiamo ascoltato la carica di Stroppa in conferenza, l'auricolare per delle domande da studio. Eh sì, ciao Sonia Lantella, complimenti chiaramente per il gol, il tuo inserimento è stato provvidenziale, però abbiamo appena sentito uno Stroppa arrabbiatissimo, una squadra senza, io dico personalità, lui ha utilizzato un altro, Tributi. senza attributi, ecco, senza attributi, e poi si è notato parecchio nervosismo. Cosa lo sta andando in questo Crotone? Oh, buonasera, io penso che oggi è stata una partita divisa a due, primo tempo più Salernitana e secondo tempo più Crotone. Non lo so cosa dire, questa risposta deve essere mista a Dallo, i nostri compiti è su ogni allenamento, su ogni partita, dentro il campo, cercando di fare meglio, mettendo l'atteggiamento giusto, con la personalità come ha chiesto mista, quindi abbiamo una grandissima opportunità mercoledì di cambiare tutto questo discorso e dobbiamo cercare di fare con più cattiveria e voglia. Salve Simi, no, non si ascolta più forse? Vai, 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 Sì, vai. salve Simi, allora una domanda da parte mia, hai fatto comunque gol, io dico sempre quando uno fa gol a chi dedichi il gol e poi se cambiano gli obiettivi, l'obiettivo del Crotone è andare in Serie A, è il vostro obiettivo principale questo? Sì, grazie. Il nostro grande obiettivo è tornare subito in Serie A. Questo l'abbiamo assumito da inizio e sapendo che Serie B è un campionato molto difficile, dove abbiamo tante squadre forti che dobbiamo affrontare. Adesso dobbiamo cercare di avere l'umiltà, di capire che tutte le gare sono difficili, devi vincere dentro il campo, non è sulla carta. Quindi cercheremo di fare bene, cercheremo di fare il nostro meglio, con più personalità e più voglia di fare bene. Io credo, sono fiducioso che alla fine di questo campionato credo che arriveremo al nostro obiettivo. Il gol per oggi è stato bello per me, io dedico la mia figlia che è nata 2 settimane fa, quindi è una giornata speciale per me. Allora, tanti auguri, grazie e ancora complimenti. Grazie mille. Grazie mille.